quando vedi le cucine tutte perfettine qua, che senso ti dà? Hai Sì, di una che non cucina come la mia capito? cucina. No! Ciao amiche, this is Giaia, the Indian Girl. Welcome back to my YouTube channel e benvenuti nella mia cucina. Oggi, in previsione della festa di Halloween, ho scelto per voi una ricetta a base di zucca. Prima di iniziare, però, vi chiedo, come sempre, un piccolo pollice alzato per il supporto e se non fate parte ancora della nostra J Family, vi invito a iscrivervi al canale. Insieme a me ci sarà Monica di Bimbi Divisione Piave per aiutarmi in questa ricetta che non è proprio semplicissima oggi e quindi chiamiamo rinforzi. Monica! Wow, Arrivano i un po' mercoledì. Oggi sì. Su Bimbi trovate tantissime ricette a tema Halloween, davvero c'è l'imbarazzo della scelta. Noi abbiamo scelto per cambiare una ricetta salata, perché di solito si scelgono sempre i dolcini, i Vero. dolcetti, cioè. Oggi abbiamo scelto questi cestini di zucca, tra l'altro adesso proprio stagione della zucca. Non è una ricetta facilissima, infatti ho chiesto il Ha tuo più aiuto. passaggi, devo dire, ha più passaggi, però è divertente da fare con i bambini, questo Infatti, sì. è una cosa che potete fare anche appunto cucinando insieme. Lista degli ingredienti a te, Monica. Ok, allora faremo una frolla con le mandorle, la farina, l'uovo, l'olio e un po' di latte, l'olio al posto del burro, poi una mousse creata con la zucca che così diamo un po' di verdura ai nostri figli. Camuffata nel Esatto, cestino. camuffata, amido per apprendere, del succo di limone, della curcuma, abbiamo anche del bicarbonato, Sale e sale e zucchero. zucchero. Esatto. Lista degli ingredienti fatta, io direi let's get the party started. Andiamo? Vai. 5 50 grammi di grammi, mandorle. vai. Ovviamente noi abbiamo già pesato tutto e trovate tutti gli ingredienti e anche le grammature nell'info box sotto questo video. Tu vai avanti Sì, intanto. io 100 metto lo grammi di zucchero zucchero, posizioniamo il misurino. e facciamo una bella farina. Voilà! Ecco la nostra farina. Wow, la farina di mandorla Eh sì, farina quindi. e zucchero. E poi, Giaia, ti ricordi come si rompe l'ovetto con la Sì, mi spatola? ricordo. Ok, fammi proprio vedere. Andiamo avanti, abbiamo Sì. aggiunto l'uovo, 200 grammi di farina. 50 grammi d'olio d'oliva, quindi togliamo il burro in questo caso e ci mettiamo l'olio. Un pizzico di sale. Un Un pizzico di bicarbonato di sodio. pochino. È quello lì davanti, brava. Posizioniamo il misurino. Sodio serve al posto del lievito in questo caso. Trasferiamo l'impasto sul tavolo e dobbiamo fare la pagnotta, no? Questa è la pasta Esatto, frolla. È quella che chiamo a mettiamo. riposare per quanto? E allora mezz'ora, ma meglio anche un'ora. Tra l'altro, volevo ricordare, quando si fanno le frolle, su un sacchetto un po' infarinati possono stare anche 8 giorni, anche se ci sono le uova, senza problemi. Ecco qui la nostra pagnotta. Ti frolla? Un'ora in frigo. Esatto. Allora, adesso che abbiamo messo la nostra frolla in frigorifero e riposa, noi intanto procediamo con la mousse che poi va a riempire questi cestini. 150 grammi di zucca. Ecco qua, Guarda. cruda. Posizioniamo il misurino. Andiamo a chiudere. Arriviamo sul fondo. Ormai è compito tuo. Sì, perché c'è zucca dappertutto. Sì, A te piace la zucca? Sai molto. che io la adoro? È versatile. Faccio di tutto con la zucca. 70 grammi di zucchero, lascio fare Ok, a te. sì, ce l'ho qui. 200 grammi di latte. Vado, che tanto hai pesato anche questo. 40 grammi di amido di mais. Sì, serve per apprendere in questo caso. 5 grammi di succo di limone. Un cucchiaino raso di curcuma in polvere. Appoggiamo il cestello e andiamo a cuocere. Allora, abbiamo tirato fuori la nostra pasta frolla dal frigo, ha riposato un'ora, anche se la mia cara amica Monica dice che sarebbe meglio ancora di più, lei addirittura fa 24 ore. E adesso stiamo facendo i nostri stampini, le nostre coppettine e io sono sconvolta da questa cosa, cioè lei ha tirato fuori dalla sua borsa magica questi ceci secchi.
E mi spiegava appunto che servono perché così non fa la bolla praticamente quando cuoce in forno. Così la frolla resta bella piatta, non si deforma. Quindi abbiamo proprio un vasetto di ceci secchi che lei utilizza da anni per fare sì, questa esatto, cosa. Esatto, è vero. Trucchi delle casalinghe qua. Allora abbiamo messo la nostra pasta frolla, questa è Joy, che vuole partecipare, negli stampini e adesso in forno a 170 gradi ventilato per 10-15 minuti, un po' dipende dal forno. Perfetto, e dopo andremo a mettere appunto la nostra mousse di zucca. Esatto. Abbiamo deciso di optare per la sac à poche per riempire i nostri cestini di pasta frolla con la famosa crema di zucca. Questi lavori di precisione, come per il lavoro in sport, li faccio fare alla Monica. Allora, siccome io mi diverto a essere dispettosa, beccati questo e ci provi. Non è che ci voglia tanto, è là, a posto. Tira su, a posto. Wow! Non ti dico cosa sembra? No, non voglio saperlo. Che carino! Ecco. Mentre finiamo tutti i nostri cestini, ho preparato delle guarnizioni per provare a fare un po' queste facce da Halloween. Vediamo cosa ne verrà fuori. Ed eccoci qua, cestini di zucca per Halloween pronti. Guardate che carini. Alla fine abbiamo deciso di decorarli solamente con le strisce di liquirizia, però potete veramente utilizzare la vostra fantasia. Sono anche curiosa di assaggiarli. Proviamo. Il cestino tra l'altro è rimasto super morbido e si sente tantissimo la zucca. E questa è la nostra ricetta per Halloween, se decidete di provarla mi raccomando fatemelo sapere nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi per non perdere nessuna video ricetta e altri video sul mio canale YouTube, quindi push the button e noi ci vediamo nel prossimo video, nella prossima video ricetta. XOXO The Indian Girl.